Siete appassionati di vino? Volete fare bella figura alla prossima cena? Davanti allo scaffale del supermercato non sapete cosa scegliere? Siete sul canale giusto. Io sono Francesco e questo è The Wine Channel. Come prima puntata, voglio parlarvi di cosa vedrete e sentirete in questo canale in 5 semplici punti. Il canale nasce con lo scopo di aumentare la cultura del vino, che è un'eccellenza del nostro paese a volte non molto conosciuta. Ma non ci fermeremo solo all'Italia, ogni tanto faremo anche qualche tappa fuori confine. Questo canale nasce per parlare in maniera semplice e chiara e ricordatevi che in questo campo c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Pertanto io non mi ergo ad esperto, ma anzi mi unirò insieme a voi in questo viaggio proprio per aumentare le nostre conoscenze. E se ogni tanto dovessi usare qualche termine non appropriato oppure dire qualche inesattezza, vi prego di segnalarmelo nei commenti. Ovviamente non si può parlare di vino senza parlare di buona cucina e infatti in ogni video in cui presenterò un vino vi indicherò qualche mio personale suggerimento per abbinarlo, per indicarvi se sia versatile o meno oppure per quali occasioni è più adatto. Per agevolare il riconoscimento dei temi delle varie puntate ho creato, oltre che le apposite playlist sul canale, anche delle icone che vi aiuteranno a capire il tema trattato in ogni video. Se troverete il calice rosso, parleremo ovviamente di vini rossi. Se troverete il calice bianco, di vini bianchi. Quello con le bollicine per gli spumanti. Quello panciuto per i vini fortificati o i passiti. Inoltre troverete un'altra icona, che sarà quella del punto interrogativo, nelle puntate dedicate ad approfondimenti che riguardano sempre il tema del vino. Inoltre ho creato un sistema di valutazione all'interno delle presentazioni dei vini, basati su 5 bottiglie, ovviamente dove una bottiglia sarà il valore minimo e 5 bottiglie quello massimo. Le tematiche sulle quali darò un mio personale voto saranno fascia di prezzo, versatilità, facilità di beva e un giudizio personale. Ovviamente il giudizio, proprio perché è personale, non deve essere preso per voi come assoluto, ma anzi è un invito per provare la bottiglia che vi presenterò e per farvi la vostra opinione. Opinione che ovviamente potrete esprimere nelle modalità che vi indicherò nel prossimo punto. Proprio perché non ho la verità in tasca, ogni commento e critica, sempre se educato e costruttivo, è ben accetta al di sotto dei video. Cercherò di rispondere a tutti i vostri commenti, ma soprattutto spero che nasca all'interno degli iscritti del canale una sorta di scambio di opinioni e di idee. Ah, un ultimo aspetto a cui tengo particolarmente. La durata dei video di presentazione del vino sarà all'incirca di 5-7 minuti, proprio per essere il più possibile efficace e permettervi un'agevole visione anche da smartphone. Bene, ora comincia la nostra avventura. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace. Se invece non vi è piaciuto, fatemelo sapere con il pollice giù e un commento. Iscrivetevi al canale, anche se in questo momento lo farete un po' sulla fiducia, visti i pochi contenuti, e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Per il momento io vi saluto, ma vi ricordo 3 cose molto importanti. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima da Francesco su The Wine Channel.